Alexa, chiedi a Babbo Natale quanti giorni mancano a Natale. Mancano 18 giorni al Natale. Alexa, cosa c'è nel calendario dell'Avvento? Ciao, mancano 18 giorni a Natale. Oggi è giunto il momento di uno dei miei talenti preferiti, ovvero cantare una melodia a tema natalizio. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Bello andare col cavallo sulla neve bianca. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Scivolando con la slitta nel silenzio andiamo. Nella notte santa, sode da lontano l'eco di campane, din don din don dan. Canteremo insieme al suono dei campanelli, augurando a tutti un lieto buon Natale. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Augurando a tutti quanti un lieto buon Natale. Se vuoi cantare con me altre canzoni, chiedimi, canta una canzone di Natale. Alexa, dov'è Babbo Natale? Conosco qualcuno a cui chiedere. Babbo Natale, dove sei? Sono a Milano per comprare il panettone per i miei folletti. A proposito, voi sapete com'è nato? Molto tempo fa, Suor Ughetta, cuoca di un povero convento della città, volle cucinare un dolce natalizio per le consorelle. Così, all'impasto del pane, aggiunse i pochi ingredienti disponibili, ovvero uova, zucchero, canditi e uvetta. Il successo fu clamoroso, al punto che i milanesi, pur d'avere il panettone sulla tavola, offrirono generose somme al convento, togliendolo dalla povertà. Ciao amici, a domani! Alexa, dov'è Babbo Natale? Conosco qualcuno a cui chiedere. Babbo Natale, dove sei? Ok, ecco dov'è Babbo Natale. Sono felice di aiutarti. Per usare dov'è Babbo Natale, però, uno dei tuoi genitori deve attivare le skill per bambini dall'app Alexa. Alexa, chiama Babbo Natale. Oh oh oh! Scusate, ma al momento non sono raggiungibile. Sono andato a Parigi per gustare una deliziosa bûche de Noël, il tronchetto di Natale, il dolce natalizio più tipico della meravigliosa Ville Lumière. Alexa, canta con Babbo Natale. Ehi, Babbo Natale, sei pronto? Ovvio, sono nato con il ritmo nelle vene. Allora, musica. Chiedi a me, io lo so, ti risponderò. E dovunque devi andare ti accompagnerò. Assistenti come me non ne troverai. Neanche agli elfi molto esperti aggiustano tutti i guai. Vieni al Polo Nord, io ti aspetto già. C'è da impacchettar, che felicità! Nastri rossi e blu, fiocchi argento ed or, una mano servirà il Natale qua. Babbo no, non si può, le mani non ho,
Se con me tu canterai, in fretta finirai. Oh, 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 oh. Grazie amica mia, buon Natale a tutti! Alexa, incomincio l'avventura di Natale. Ciao, aiuta Babbo Natale a ritrovare il suo abito rosso. Forza, è tempo di salvare il Natale. Babbo Natale, ho sentito che Krampus, lo spiritello dispettoso del Natale, ti ha fatto uno scherzetto. Proprio così, mia cara. Ha nascosto il mio abito rosso e senza quello non posso consegnare i regali in giro per il mondo. Oh no, dobbiamo assolutamente trovarlo. Allora, amici miei, ci sono due posti da cui incomincerei la ricerca. Nella fabbrica di giocattoli o nella slitta. Da dove volete cominciare? Dalla fabbrica o dalla slitta? Dalla fabbrica. Ma, oibò, il portone d'ingresso è aperto e sopra c'è attaccato un biglietto che dice: con una magia ho rubato anche la voce del tuo assistente vocale. Per riaverla assieme all'abito rosso dovrete risolvere una serie di enigmi. Ma che dispettoso questo Krampus. Forza, dobbiamo salvare lei oltre che il Natale. Per prima cosa dobbiamo accendere le luci. Ma non si accendono. Krampus ha cambiato la password del sistema di sicurezza e per attivare la corrente bisogna rispondere alla seguente domanda. Dove nasce la tradizione dell'albero di Natale? 1. In Germania? O 2. In Toscana? Io sono parecchio smemorato e voi sapete rispondere. In Germania? Risposta esatta, bravissimi! Finalmente le luci si sono accese. Ma la fabbrica è tutta su quadro. Ci sono giochi e lettere sparse ovunque. Non troveremo mai il vestito in questo disordine. Dobbiamo mettere a posto. Sistemiamo i giochi o ci spostiamo all'ufficio postale? Sistemiamo i giochi. Quello spiritello birichino ha fatto un'altra delle sue magie. Ha messo un gigante soldatino schiaccianoci a guardia della sala dei giocattoli. Per passare oltre dobbiamo rispondere ad un'altra domanda. Chi ha musicato il celebre balletto Lo Schiaccianoci? 1. Tchaikovsky o 2. Mozart? Tchaikovsky. Bravissimi amici, insieme siamo davvero una forza. Ho messo a posto tutti i giocattoli, ma non c'è traccia del mio vestito. I prossimi due luoghi in cui cercherei sono l'ufficio postale e la giostra dei cavalli. Dove andiamo?